Uno 0-0, ragazzi, che io dire meritatissimo e dire poco. Con la Svizzera che dall'altra parte vince 4-0, e quindi siamo ai playoff. Siamo ai playoff e ce lo meritiamo. Con la Svizzera che hanno annullati altri due, tra l'altro durante la partita poteva essere 6-0. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Nel 2017 la Svezia ci toglie il sogno. Ma mi va bene arrivare secondo in un girone dove c'è la Spagna. Non mi va bene arrivare secondo in un girone dove c'è la Svizzera, con una nazionale che è campione d'Europa da 4 mesi. 4 mesi fa vincevamo gli europei. Alla Svizzera ne avevamo tre all'interno dell'europeo. E poi ti mangi tutto quello che ti puoi mangiare, perché te ne sei mangiate a bizzeffe tra andata e ritorno alla Svizzera. Qua c'hai solo da recriminare, da piangere in un angolo e dire: ma quanto ne ho buttate via? Quante ne ho buttate via? Quanto pesano quei palloni che abbiamo sbagliato, quei rigori di Jorginho? Quanto pesano quegli errori lì? Te li porti dietro gli errori, eh? Lo sai, una competizione a punti è fatta così. C'è OneFootball, ragazzi, sotto in descrizione a scaricare, e adesso tenetevelo caldo, OneFootball è gratis, è completamente gratis, perché vi esploderà di notifiche, di notizie, perché bisogna capire come funzioneranno questi playoff maledetti, perché non è più come l'altra volta dove c'era andata e ritorno con la Svezia, dove non siamo riusciti a fare gol in 180 minuti la Svezia. No, questo è diverso, quindi OneFootball qui sotto in descrizione, scaricatelo. L'Italia adesso andrà ai playoff con altre 11 squadre, ok? Adesso ve lo spiego chi sono. Verranno divise queste 12 squadre in tre gruppi da 4 che disputeranno semifinali e finali. Le tre vincitrici di questi Squid Game, perché sono degli Squid Game a tutti gli effetti, eliminati se va male, non vai al mondiale, sarebbe la seconda volta di fila, prima volta nella storia che non ci va quella che vince l'europeo, tra l'altro. Le tre vincitrici si qualificano, ok? Le migliori sei seconde saranno teste di serie. E ogni semifinale vedrà opposta una testa di serie e una non testa di serie. Il 26 di novembre, quindi tra 11 giorni, a Zurigo ci saranno le estrazioni, i sorteggi che andranno a definire questi playoff, che andranno a creare gli Squid Game italiani, gli Squid Game mondiali, gli Squid Game del calcio. Sono gli Squid Game. Noi ci siamo veramente suicidati. Noi abbiamo dato l'ultima biglia in mano alla Svezia con i rigori di Jorginho, i due rigori sbagliati, l'ultima biglia, e ci siamo fatti sparare in testa, ma noi non abbiamo organizzato niente. Non li abbiamo organizzati noi Squid Game. È a casa ad aspettare sto sorteggio, giustamente. Poi lasciatemelo dire, perché adesso stanno inquadrando Dani, sapete come la penso. Ne ho già parlato anche sul secondo canale di Adani. A me piace sentire Adani parlare di calcio, però quando fa il personaggio proprio non lo sopporto. Ha raggiunto una sua dimensione che veramente faccio fatica a digerire. Ed è stato tutto il primo tempo a dire sì, bene così, perché siamo nella metà campo dell'avversario. Non abbiamo mai creato problemi alla retroguardia dell'Irlanda del Nord, eh? Non abbiamo mai avuto un secondo. Ditemi il secondo stasera dove vi siete sentiti vicini al gol. A parte un'occasione di Chiesa e un cross di Di Lorenzo. Quando avete pensato ora entra? E Adani era lì che esaltava il fatto che sì, perché si giocava nella metà campo dell'Irlanda. Ma non è questo, eh? Il calcio è efficacia, il calcio è i risultati. E infatti poi alla fine cosa diceva? Allora speriamo di ripartire, allora speriamo di andare sugli esterni e buttarla dentro e fare gol così. Abbiamo abbandonato tutta la bellezza, tutto quello. Perché? Perché bisogna vincere. Perché si torna sempre lì, eh? Perché si torna lì, stasera hai dominato te, hai tenuto la palla a te tutto il tempo, vi leggo le statistiche da OneFootball, ve le leggo, va benissimo. Abbiamo fatto il 72% di possesso palla, con 12 tiri, abbiamo vinto il 57% dei duelli, sembra tre uomini e una gamba. E allora come abbiamo fatto a perdere dal Marocco 12-5? Oh, ragazzi, il calcio è mica sta roba qua, eh. Togliamocela dalla testa. Il calcio è che chi fa gol e chi non prende gol, chi fa più gol e chi prende meno gol, perché ci sono la fase offensiva e difensiva da valorizzare, entrambe, tutte e due, va avanti. E la Svizzera giustamente ne ha fatti 4, ne ha presi 0 ed è direttamente al mondiale. Giustamente, bravi loro, complimenti ai nostri avversari, perché noi facciamo mea culpa, ma facciamo i complimenti agli avversari. Tolgo subito dal discorso. Ah, e poi chiudo il discorso ad Anni. E poi alla fine ho detto: eh sì, però, sai, nel calcio si butti i palloni. Nel calcio moderno si butti i palloni in aria, non funziona. Ma
è passato dall'esaltare il niente, perché non stavano facendo niente di eclatante, a sperare nel miracolo con anche il cross, a poi dire che no, però dato che poi non è arrivato niente, a chiedere l'uno contro uno, a chiedere i duelli individuali, cose che ha sempre contestato. Sono cose che non mi piacciono, ovvero queste sono cose che non mi piacciono, perché sono narrazioni del calcio che non mi appartengono, perché non è quello lì il calcio, eh? Mi dispiace, non è quello lì il calcio, perché io non sono contento stasera di aver fatto il 72% del possesso palla e aver fatto 0-0 perché non sono mai stato pericoloso. Non sono contento per niente, per niente. E mettiamoci nella testa che il risultato nel calcio è una cosa importantissima, importantissima. Mettiamocelo davvero in testa, perché rischiamo di stare ancora a casa dal mondiale, eh? Per la seconda volta di fila, e io non ci voglio più stare sul divano a guardare quegli altri, soprattutto in inverno, che fermano tutto e lo facciamo in inverno. Già adesso che i playoff li facciamo a marzo mi sta già sulle balle, perché ci sarà il campionato, speriamo la Champions a un buon punto e dovremo rinterrompere, ci saranno giocatori che andranno lì. Ti qualificavi stasera, Mancini provava qualche giovane, se c'era qualche amichevole, tutti tranquilli, tutti beati, tutti contenti, invece rimarrà ancora questo stato di pesantezza, di pesantezza. Dicevo, togliamoci dalla testa i Mancini out, che prima in live su Twitch ho già iniziato a leggere i Mancini out e della gente che diceva robe di questo tipo. Mancini ci ha fatto vincere un europeo, ci ha fatto vincere un europeo, in questo momento l'Italia non sta andando bene, rimaniamo compatti, rimaniamo con l'allenatore, rimaniamo col gruppo, sottolineiamo il fatto che stasera veramente male, male, male. Poi io ho visto solo il primo tempo con la Svizzera venerdì e male, male anche lì, quindi in questo momento qualcosa non va. E ci sarà da provare qualche strada alternativa. Però stasera, ragazzi, mi è sembrato vedere Irlanda del Nord Juventus, eh? Stessi identici problemi della Juve. Ne ho parlato in un video l'altro giorno, prendendo spunto da Stefano Borghi, che aveva fatto un video sul suo canale. Ma noi davvero non creiamo? Ma queste squadre qua, quando non c'è il centravanti, ma quando non c'è l'attaccante, quando non c'è un numero 9 vero, ma sono entrati Belotti e Scamacca a un certo punto, cosa hanno fatto Belotti e Scamacca? Io non mi ricordo palloni giocati da Belotti e Scamacca. Come Insigne è stato molto me, l'unico che provava l'uno contro uno era sempre perennemente Federico Chiesa, Barella con l'inserimento, il lancio lungo su Di Lorenzo. Stasera avevamo provato tre cose, l'azione individuale di Chiesa e due lanci dove Bonucci è stato impreciso gran parte delle volte per quelli per Barella e poco altro. Poi davvero l'attaccante non c'è. Oh ragazzi, non c'abbiamo attaccante. Ci abbiamo un attaccante, neanche per sbaglio. Poi Raspadori non l'abbiamo fatto entrare, poveraccio. Belotti veramente, guarda, Belotti. Non ho aggettivi per descrivere Belotti stasera. Un pochino adirato lo sono. Vado con la mente a 4 anni fa e soprattutto dopo tutto quello che abbiamo passato, tra Covid e appunto il mondiale non giocato e poi vinto l'europeo, sono sincero, non mi aspettavo di non qualificarmi dritto ai mondiali. Così è stato, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Sono molto deluso però da come è finito sto girone.